Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi in questa nuova location, bellissima location, cioè dentro al mio furgone. In pratica sta piovendo nel frattempo, quindi è un video sotto la pioggia e molto alternativo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale nel frattempo. E volevo farvi un po' un video, un po' di discussione, parlare anche con voi. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti perché questo argomento secondo me è molto interessante. Io, siccome sto facendo varie verifiche e devo capire un po' di cose, voglio capire con voi quali sono i vostri problemi reali sulla connessione. Cioè, che significa questo? Che io vado a casa delle persone e vedo che tipo di connessione hanno. Provo in quel momento il modem perché mi serve per la connessione, per attaccare ad esempio il decoder SkyQ o per provare la velocità. Ma io riesco solo a controllarlo in quel momento, quindi io vi posso dare un parere molto generale sul tipo di connessione, sui modem, quelli TIM, Vodafone, Wind e quello che sia, e andare avanti su questo tipo di questione. Io ho voluto fare questo video perché siccome devo capire determinate cose, soprattutto in ambito tecnico, ma anche in ambito di vendita, per capire un po' meglio, si dice un po' meglio? Ditemelo. Come dicevo, per capire meglio la situazione, soprattutto in fase di vendita, perché ovviamente io sono un tecnico digitale, un tecnico che vende tante linee internet e voglio dare al mio cliente finale una connessione ottima, che sia stabile tutta durante la giornata e dia un buon affidamento a tutta la rete e a tutta la famiglia, ovviamente. Poi ci sono quelli pure che ci devono lavorare con la connessione internet, quindi la cosa deve essere molto molto accurata. Per questo ho voluto fare questo video discussione, un po' per parlare, soprattutto scrivetelo nei commenti per capire al meglio come funziona la connessione. Cioè, io vengo a casa vostra e vedo in quel momento come funziona il modem, ma io non so come funziona il modem tra un'ora, 2 ore o durante la sera che c'è un afflusso maggiore di linea. Per esempio, con Sky, se avete il Wi-Fi Hub, è un po' più diverso. È un po' diverso perché in pratica la nuova rete di Sky è una rete molto più ampia di quelle normali, non è il solito imbuto che in pratica vanno tutti sulla stessa linea, funzionano tutti uguali. No, Sky ha la rete dedicata, adesso la sta creando anche Wind. L'altro giorno mi ha chiamato un collega e mi ha detto che stavano creando anche loro questa nuova linea più veloce e ti dava anche più velocità di connessione. Io ancora non l'ho provata, se voi l'avete provata fatemelo sapere che sono molto interessato. Come ad esempio vi dicevo, con Sky c'è questa linea dedicata che vi dà il maggior flusso di dati sia in entrata che in uscita, e posso capire al meglio anche le vostre situazioni e soprattutto le vostre esigenze, perché da famiglia a famiglia cambiano le esigenze e quindi io, da tecnico digitale, voglio darvi un servizio migliore. E se siete anche miei clienti, mi raccomando, scrivete o mandate un messaggio come vi pare. E voglio capire al meglio come funziona questi tipi di connessione. Perché? Perché capendo come funziona la connessione, se avete problemi la sera di qua e di là, io riesco a consigliare meglio al pubblico finale tutto questo. Quindi è un video che secondo me è molto utile, soprattutto per voi più che per me, perché alla fine anche i miei colleghi possono vedere questo video e prendere spunto dai vostri commenti. Io vi ho detto la rete in generale, cioè la rete in generale c'è Wind, TIM, Vodafone, Sky, ci sono tante tante reti. Voglio sapere come funziona
Io già lo so come funzionano molte reti, ma voglio approfondire sempre di più. Voglio approfondire in questo modo perché così io posso dare, come vi ho detto, un servizio, una qualità maggiore. Ho visto che ci sono un po' dei problemi generali con alcuni modem, hub, anche di Sky, che ho avuto problemi con lo SkyQ, ma mi hanno detto che stanno risolvendo, perché l'altro giorno sono stato a Roma proprio a parlare di questo tipo di connessione. Allora io ho voluto fare pure per questo il video, per capire al meglio queste situazioni, dato che ci sbatto la testa ogni giorno. E proprio infatti sto perdendo anche i capelli, no, non è vero, l'ho tagliati. E niente, era giusto anche condividerlo con voi, perché cioè un conto è dire abbiamo fatto degli studi, questo va bene di qua di là, funziona tutto, non lo metto in dubbio, sono questi studi che li fanno così. Ma il cliente finale siete sempre voi. Quindi io voglio capire al meglio soprattutto questi tipi di connessioni, e anche perché secondo me è un fattore di crescita. Un fattore di crescita perché, come io ho detto, posso aiutare il cliente finale e posso aiutare anche voi, perché io testando e riprovando, perché io le cose le testo e le riprovo e vi dico quello che funziona e quello che non funziona, da buon tecnico digitale. E niente, per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto. Mi raccomando, scrivi i commenti, lascia un like, iscriviti al canale, fai quello che vuoi, però scrivi perché voglio informazioni. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!